Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale. Se siete qui sopra per la prima volta, vi consiglio di iscrivervi al canale così non vi perderete tutti i futuri video su UFL. Ce ne saranno tantissimi vista l'evoluzione di questo gioco che è in continuo sviluppo e le news non mancheranno. Iscrivetevi e noi partiamo subito col gameplay. Io l'ho visto live durante appunto la presentazione fatta Hi everyone and welcome to the first UFL live show event. My name da Eugene, lo conosciamo bene, il CEO della Strikers. Vediamo cosa ci annuncia oggi. is Eugene, I'm the CEO at Strikers Inc., the game studio behind UFL. First of all, I would like to use this opportunity to thank you all for your continued support. Piace un casino che c'ha questa. Sembra un rapper Positive feedback you've shared with us a in recent tratti. months. We appreciate it a lot. Today I'll guide you through the basics of the game, give you a brief look at our partners and ambassadors, tell you a bit about Strikers Inc., and we'll of course see the UFL gameplay trailer. Ok, qui ha dato, diciamo, il menu della serata, che parlerà appunto delle modalità di gioco, delle partnership sia con i giocatori che con le squadre e ovviamente farà vedere il gameplay che tutti noi stiamo aspettando. In August 2021, during Opening Night Live, we announced UFL. It was a pivotal moment for the studio. We never had any public announcements before then, though we left a few Easter eggs for those willing to find them. Generally, we've been focused on building the core functionality and the team of UFL. Come detto da lui in questo momento, prima di agosto 2021 non c'era nessuna informazione disponibile su quello che stessero facendo, su cosa stessero lavorando e il loro annuncio appunto è arrivato la scorsa estate. I know that for many of you, Strikers Inc. is still the new kid on the block, and you may wonder who we are and where we came from. Our team consists of specialists in all areas of game development: marketing, licensing, partnerships, Qui fa una legal, lista degli and administrative specialisti, dei support. ruoli che lavorano in questa azienda e una presentazione su chi Strikers sono Inc. was loro. established in December 2016 by the founders of Wyzer and Playrix, renowned game developers. Nel 2016 sono nati, qua saranno veramente un po' di storia That sulla time we Strikers. only had four people working, including Importante, ma myself. non In three così years we fondamentale were 100, per and noi, per il now we have gameplay outgrown the soprattutto. milestone of 200 people around the world, working both from our offices and from home. Sono cresciuti tantissimo, adesso hanno più di 200 dipendenti in tutto il mondo. We're an ambitious team, driven by the desire to lead a new E lui generation of football video continua a games and digital gesticolare, ci entertainment piace, in Eugene, general. però. But the most important thing is we're gamers. We play a lot, sometimes too much, but one thing remains unchanged. We know exactly what we want to achieve with UFL. Essendo loro dei gamer, sanno benissimo quello che vogliono raggiungere e forse giocano anche un po' troppo, ha detto. Quindi questa è la base di tutta la conversazione per farci capire che onestamente è dai gamer per i gamer. Probabilmente l'ha già detto qualcuno questo, però noi utilizziamo frasi già fatte. As we have said many times, the vision behind the game is making a totally accessible, fair to play, and fresh experience in the football gaming space. La visione che c'è dietro il gioco appunto è questa che dice lui, è fornire un gioco fair, che sia onesto e corretto da poter essere giocato e che sia anche un'esperienza fresca, nuova per i giocatori. This is the game we want to be playing with you. For your special benefit, we have prepared a series of development diaries so that you have a good L'abbiamo già feeling visti about our i studio's diaries everyday vibe. in un And video now, let's take a precedente. look behind the scenes of UFL production. Questo è backstage, un behind the scene, dietro le quinte, video su quello che succede alla Strike. Animazioni, ragazzi, veramente troppo figo. Questo è l'episodio 2, abbiamo visto l'uno insieme qualche tempo fa. Qua vediamo le esultanze. Cutscenes in a football simulation video game differ from what we see in other games. Ovviamente qui sono le cutscene, le scene che vengono mostrate prima di un calcio d'angolo, come abbiamo visto, nelle punizioni, quando i giocatori reagiscono a un fallo, le esultanze, sostituzioni, il rientro nel tunnel degli spogliatoi, sono molto diverse. Real football match. Qui, When come a vedete, player stanno reacts to girando this shot esultanze, or diverse celebrates cose, a come ho goal, spiegato every prima, detail e is important inseriranno in how they set queste up to defend. cutscene durante il gioco. Footage Quindi questo è il looks secondo swapped, episodio players su prepare for penalties. I believe that i our diari degli passion for football sviluppatori per and our farci attention to vedere quello che detail accade help us to appunto remove dietro the le difference quinte. between the game and the actual TV broadcast. Torniamo però alla parte più importante, vediamo. UFL's gameplay is designed to be fun,
competitive, realistic looking, and responsive. The flagship mode in UFL is a global online league with a division-based ranking and fair matchmaking system that takes every player's personal performance into account and decides on the next opponent correspondingly. Qua sta spiegando appunto su che cos'è UFL, che cos'è lo scopo di UFL, what is UFL about, come dice Eugene. Saranno molto focalizzati, detto più volte, sull'online, quindi ha spiegato lui il sistema di divisioni dove sarà fair to compete, quindi sarà molto corretto, non ci saranno disuguaglianze. Anche il matchmaking, ha voluto sottolinearlo in questo passaggio, sarà probabilmente, con riferimento ad altri videogiochi, sarà un po' più bilanciato, quindi non vi ritroverete a giocare contro utenti con punteggi completamente sballati rispetto ai vostri, perché vogliono mantenerlo più fair possibile in modo tale da garantire a tutti un'esperienza di gioco più piacevole. There is no so-called handicap in the game. We don't try to change the game to make it work for both players. We give a player the right opponent to compete with and provide him with a learning curve. Questo ha detto appunto che daranno ai giocatori il giusto avversario contro cui competere, contro cui giocare, e ci sarà per tutti una learning curve, quindi una curva di apprendimento fattibile che mano a mano verrà appunto scalata. That will bring satisfaction and gratification for mastering another skill level in the game. E pian piano ci saranno delle skill che aumenteranno, quindi si diventerà tutti più bravi e ci sarà anche soddisfazione da parte nostra nell'aver raggiunto quel livello, quel valore successivo. In UFL you can create and develop your own club. Questa è la parte importante sul contenuto di UFL. Cosa faremo? Potrete creare e sviluppare il vostro club e le vostre regole, come vedete da questo piccolo capitolo. The more you play and the more victories you earn, the more opportunities you have to strengthen your squad. Più giocate, più vincete e più opportunità avrete per rinforzare, per fare la vostra squadra più forte. You shape how your virtual team grows and evolves. You make decisions on player transfers, team formation, starting lineups and match tactics. Ok, trasferimenti, formazioni, tattiche e dove sviluppare la vostra squadra saranno appunto parte di questa modalità. In addition, you have an option to upgrade not only your squad, but also your individual players. Non soltanto si potrà fare l'upgrade delle squadre, ma anche sui giocatori individuali. By growing their skill or even training them to play in adjacent positions. Le skill potranno essere migliorate, quindi diciamo che sembra una Master League portata sull'online, perché il vostro giocatore crescerà, potrete acquistare, non so in che modalità, delle migliorie, applicarle al giocatore e utilizzarlo in online. The higher you climb in the league, the better the players and teams are matched against. Ultimately, you can qualify for the Premier Division, where players compete for the biggest rewards and wildcard spots in official pro tournaments and world championships, both. Sarà anche il campionato mondiale, stavo parlando appunto del sistema di leghe, quindi pian piano che vincerete scalerete le divisioni dall'ultima fino alla Premier e ci saranno appunto campionati mondiali. On and offline. There will also be a separate team-based ranking so that you can share the experience with your friends. Besides the league mode, there are a number of other play modes. Non-league online matches, 2v2s, 3v3s, online matches with friends, an offline mode to play casually, special events, missions, challenges. C'è un po' di tutto, ci saranno le partite 2 contro 2, cioè con 11 contro 11, ma diciamo 2 giocatori per squadra, 3 contro 3. Anche partite amichevoli offline, molto diciamo amichevoli con gli amici, diverse sfide che verranno implementate, eventi. Diciamo che sta portando sul piatto tutto, vediamo poi come lo svilupperanno. And custom tournaments, to name a few. E queste, dicevo, sono soltanto alcune delle possibilità. Ci saranno anche dei tornei customizzabili da noi. UFL is a seamless and persistent gameplay. There are no annual resets or wipes. Lui dice che appunto il gameplay non avrà dei reset annuali, quindi sarà senza interruzione, quindi non seguirà, da quel che sembra di capire, l'evoluzione naturale dei campionati europei e mondiali che conosciamo, quindi la stagione non va da agosto, settembre a maggio, giugno. Sarà una cosa costante, stagione dopo stagione, in base a vedremo quale tipologia di tempistica. Instead, there are seasons during which you are competing for the champion title. If you win it, you keep it with you forever in your trophy room.
Quindi se vincete la league in cui siete, la vostra trophy room, quindi la bacheca dei trofei, la vostra stanza dei trofei, manterrà per sempre quel titolo. Potrete poi sfoggiarlo con i vostri amici. Play solo, play in a team with your friends, and become the UFL champion. A simple and fun concept to play. In the last 4 months, we have revealed some of our fantastic partner clubs around the world. Qui vedremo un attimo Pay a lot of la attention to inspect these rivelazione di partnerships, questa because in our case, you are puntatina. not just for a presentation. You may call it the UFL way, but we believe there are better alternatives to club partnerships than just buying a license. Piccola freccettina agli altri, che comprare una licenza è l'opzione per qualcuno, loro fanno una partnership con questi club. Bravi, bell'approccio. Our goal is to give UFL players another layer of connection between clubs and their fans. We'll keep revealing and signing partner clubs from all over the world, so stay tuned for updates on hot Non topics sono around. finiti quindi i club che fanno parte del progetto UFL, non sono finiti, sta dicendo che nei mesi successivi verranno annunciati le future collaborazioni. 2022. Today I suggest we look at some of the most prominent partner names we haven't unveiled so far. Piccolo riassunto delle squadre che hanno già deciso di collaborare con UFL. Video come sempre fighissimi. West Ham, il primo club entrato a far parte del blocco. Monaco, squadra del Principato, abbiamo già visto. Il Beşiktaş, che rappresenta la Turchia, il Gladbach. Abbiamo lo Sporting di Lisbona. I Rangers di Glasgow. E c'è anche una seconda squadra di Gladbach che vedremo più tardi, questo è lo Shakhtar Donetsk. Eccoci qui con i Celtic. E queste sono le squadre per ora entrate a far parte di questo progetto. We've already discussed the clubs and companies we teamed up with to make UFL shine. But to achieve this ambitious goal required something monumental, something that would help us spread the word about the game and reach an even broader audience. So, we decided to build a stellar lineup of top-notch footballers as UFL brand ambassadors. L'ha detto tutto lui, quindi gli serviva avere degli ambasciatori, dei portavoce che potessero raggiungere il numero più alto di spettatori, quindi di pubblico di futuri giocatori. Per questo hanno cercato di, qui mi trovo un po' in disaccordo, di trovare i 5 top player che potessero fare questo, perché Zivchenko ovviamente non è tra i super top, è anche il primo che è entrato a far parte di loro, perché ovviamente con gli agganci che hanno loro, essendo Zinchenko ucraino, gliela passiamo. You're probably already getting the Certo che idea. abbiamo già Anyway, capito chi let me è, make a anche quick perché l'abbiamo call to get visto things set. live. Ecco la call che arriva. Cristianuccio Bello. Hi Cristiano, welcome to our show and thank you for joining us Super today. finta la Thanks call, live. Eugene, and cheers to all of the football fans and gamers around the world. Waiting for. Eccolo qua che arriva il Sure thing, gameplay. Ronaldo Cristiano. bello Talk soon and robotico. good luck to you on the pitch. Okay guys, wait no further. Here's the very Non first look at aspettiamo altro, UFL andiamo a in buttarci action. subito secchi nel gameplay. Finalmente, aspettavamo da una vita. Eccoci qua. L'avete visto Into live che non Invincible sono Cast with a message from the future. molto lunghi. Eccolo qua, lo interrompo subito. Non sono molto lunghi i gameplay, purtroppo. Non c'è molto da che ci fanno vedere. Qui devo fermare il video come ho fatto in altre occasioni e vedere pian piano con voi di cosa si tratta. Abbiamo in basso a sinistra e a destra i due loghi delle squadre, i nomi dei giocatori selezionati, in questo caso sono quei due, numero di maglia e l'energia come negli altri giochi calcistici. Questo è un actual gameplay footage, quindi stiamo proprio vedendo il gioco in atto. È ancora work in progress, va bene. Stanno giocando con West Ham contro il Monaco, nello stadio del West Ham United, in casa dei londinesi. Qua ci sono gli addetti alla sicurezza, i tifosi a bordo campo. C'è poco altro da commentare qui se non il manto erboso che mi piace abbastanza. L'arbitro, onestamente, vive un po' di vita propria. Non mi piace. L'ho già visto un paio di volte, non mi piace. Dopo vedremo magari se c'è qualcosa di più da più vicino.
Andiamo un po' più avanti per vedere se c'è qualcosa da commentare su questi gameplay che, ripeto, sono molto, 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 molto corti. Qui si vede una prima cosa, l'arbitro, non solo l'arbitro, ma i giocatori, i fisici sono un po' troppo strani, si vede anche poi da vicino più tardi, ma sono, abbiamo visto i modelli in qualche video precedente, sono particolarmente secchi. Questo è il lancio del giocatore. Guardate, abbiamo visto le animazioni nel video precedente, guardate come la va a stoppare l'attaccante. Quello è ottimo. Corre, se la porta in avanti con un bel tocchetto. Qui c'è un contropiede, finalmente non c'è neanche il testo davanti, quindi il difensore cerca di andare a contrastare l'attaccante esterno che va con il centravanti qui in mezzo all'area ad attendere il pallone. Vado avanti, qua ovviamente devono di nuovo romperci le palle con questo free to play. Autofocus, va via tutto. Cosa possiamo? Altri dettagli qua, altro stadio no. Giocatori che si fermano al limite dell'area, che non entrano. Scivolato un po' in ritardo, il portiere sembra un po' piccolo rispetto alla porta, non lo so, altri dettagli non le vedo, vediamo se tira e segna. Di oltre che far così, qua abbiamo visto in realtà il difensore che ha posto di andare a contrastare è andato a farsi un bel giretto. Stanno ragazzi, è un work in progress, quindi non ci preoccupiamo molto. Tiro, immagino la pari, sì, ma bloccano qua. E qua non capisco perché abbiano fatto 5 secondi di clip. Stranissimo. Qua ci sono, abbiamo visto l'evoluzione di giocatori che diventano De Bruyne, Lukaku e poi Ronaldo, cambiando diverse casacche, diversi avversari. Quella però era una animazione, non il gameplay. Questo è il menu, molto semplice, dove potrete giocare ovviamente, gestire la vostra squadra, fare i vari transfer. Gli eventi sono quelli di cui parlava Eugene prima. Team Pass, Challenges arriveranno presto, ovviamente il gioco è soltanto in super alfa adesso, neanche beta. Questa è la schermata di gestione della squadra. Non so se mi ricorda Foot tantissimo. Abbiamo la squadra, come annunciava prima Eugenio, delle titolari, le riserve, il costo, l'intesa che sarebbe qua, la chimica in inglese, l'intesa tra i giocatori, i panchinari qui sotto. Per ora, come detto, ci sono soltanto i giocatori di squadre partner, quindi abbiamo Monaco, lo Shakhtar, lo West Ham, il Besiktas con Pjanic e gli altri che sono gli ambasciatori, anche se non ci sono le squadre per cui giocano. Qua comunque veramente troppo troppo FIFA Ultimate Team. Potrete cambiare le formazioni, le tattiche, gli obiettivi, i ruoli dai menu classici, questo è tutto molto standard. Questa parte è carina, ma l'abbiamo già vista da altre parti, non è nuova. I kit, vari oggetti, gli stadi, potrete modificarli da questa schermata. Immagino che da qui poi si potranno comprare contenuti aggiuntivi, le solite cose. Animazioni carine. Ci fermiamo un attimo qui perché questo è il secondo super breve clip di gameplay. C'è veramente poco da notare. Dettagli sugli stadi non si vedono. La telecamera non mi piace, come ben sapete, giochiamo con quella un po' più realistica noi. E qui anche un passaggino. Vediamo molto lentamente. Passaggio attaccante che si gira. Bloccato. Questa cosa non me la spiego. Qui animazioni, belle quanto volete, Firmino che oramai del UFL team tira, e portiere compie una bella parata, e Firmino si dispera, De Bruyne pure, con due mani diverse, Lukaku non sa cosa fare, tutti quanti. Ecco qua però siamo a San Siro, questo è San Siro con De Bruyne che tira all'angolino, Ronaldo molto meglio della versione su eFootball, quindi questo è un punto positivo a favore di UFL, della Strikers. Quindi risulta, tatuaggi sobri. Lukaku, molto. Mentre Ronaldo sembra Ronaldo, Lukaku non sembra così tanto Lukaku, ma sono dettagli per le future versioni del gioco. Un bel fermo immagine qui a San Siro, dove vediamo i tifosi del Milan, i rossoneri, festeggiare. Striscioni che ci stanno. Un po' di casino, ma mi piace il casino in tribuna così. Bello, con le bandiere anche lì, mi piace tanto. Questa parte mi piace, San Siro fatto bene. Ecco qua, abbiamo Ghezzal al Beşiktaş che tenta il contropiede contro il Celtic. Stadio non si vede e non si vede neanche il tiro di Ghezzal. Che va lì, si ferma. Fanno un cambio tra diversi stadi, squadre, giocatori. Gol.
animazioni belle. Qua avrete poi le vostre classifiche varie con le squadre che vi create voi nella divisione di cui parlava Eugeni. E qua abbiamo il CR7 che esulta a modo suo. I Magnifici 5, tutto ok, ma per ora abbiamo visto due spezzoni di numero di gameplay. As we create our ultimate footballing lineup to take on all comers and let the world know what it really means to be. Bella, se immagino, abbiamo già visto prima. Fighissimo. Ecco qua, un'altra parte di gameplay, questa volta con lo Shakhtar. Patrick tira un tiro al volo. Cos'era coordinato? Da paura. Tutto bello, bene, ma la palla almeno entra. Esulta fino in un'altra parte. C'è. I salti. E loro celebrano davanti ai tifosi. Quindi uniamoci a UFL. Questa è una parte importante da sottolineare. UFL is coming when it's ready. Bellissimo questo. UFL is coming when it's ready. Quindi UFL uscirà quando sarà pronto. Non chiedeteci quando, non scassateci il cappero. Uscirà quando sarà pronto, però. In 2022. Quindi quest'anno. Questa cosa è confermata. Non c'è ancora una release date ufficiale, ma spero che esca per la prossima stagione calcistica, anche se loro saltano le stagioni. Bello questo dettaglio, peccato sia una foto. Questo è quanto abbiamo potuto vedere dal video della rivelazione del gameplay da parte di UFL. E onestamente, ragazzi, mi sono detto un po' deluso dalla quantità misera di gameplay. Sono 4 spezzoni forse di 5 secondi l'uno. Abbiamo meno di 15 secondi forse in totale di gameplay. Avrebbero potuto far vedere qualcosa in più. Magari non l'hanno fatto perché è veramente messo così male e quindi hanno cercato di coprire un po' i buchi e i problemi che hanno finora. Lo capisco. L'aspettativa su UFL è altissima, quindi magari non vogliono farci diventare un po' tristi per il momento, quindi hanno preferito nascondere un po' di falle. Ma io non mi sarei arrabbiato, perché so che è un gioco ancora in fase di sviluppo, quindi c'è tutto il tempo per migliorarlo. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi. A breve tornerò con tante novità sul gioco, perché comunque continuo a monitorare i loro social network. E speriamo che UFL sia una bomba. Ciao ragazzi, ci sentiamo molto presto.